Ha preso il via nell'aula magna dell'Università di Teramo la 2 giorni dedicata al Congresso Nazionale di Storia della Psichiatria, dal titolo Dall'alienista allo psichiatra, la cura dei disturbi mentali in Italia negli ultimi secoli, evento per la prima volta in città che ha come obiettivo quello di ripercorrere le evoluzioni della psichiatria degli ultimi 2 secoli. Questo è un congresso che è organizzato dalla sezione storica della Società Italiana di Psichiatria. È un congresso che avviene nella bellissima città di Teramo, che non conoscevo, grazie anche alla infaticabile attività del dottor Serroni, che è il capo del Dipartimento di Salute Mentale della zona. Questo si inserisce in una serie di congressi che noi facciamo con una certa periodicità per parlare della storia della psichiatria, dello sviluppo delle pratiche e delle teorie psichiatriche nel corso dei secoli. Questo in particolare è dedicato agli ultimi 2 secoli della cura dei disturbi mentali in Italia. Teramo è stata scelta anche per l'importanza avuta nel passato dall'ospedale psichiatrico, che è stato sicuramente uno dei manicomi più importanti del centro Italia e per alcuni anche d'Europa. La città di Teramo sicuramente viene considerata la città dei matti, anche sulla settimana enigmistica quando va a scrivere la città dei matti stranamente esce a Teramo. E questo congresso effettivamente vuole in qualche modo ricordare quelli che sono stati i fasti dell'ospedale psichiatrico di Teramo. Fasti è brutto dirlo perché è stato un bene veramente chiuderlo quando è stato chiuso e io ho contribuito a fare un'operazione di questo genere. Certamente però a Teramo sono stati forse tra i più grandi psichiatri della storia italiana, Roscioli, Garbini e soprattutto Marco Levi Bianchini, che proprio a Teramo ha fondato la Società Psicanalitica Italiana. Questo congresso infatti vuole essere un ricordo un po' di quei tempi e ripercorrere un po' quella che è la storia degli ultimi 2 secoli della psichiatria italiana. Si parlerà anche del futuro della psichiatria? Qualche cosina ci sarà, perché ci sarà per esempio il professore universitario, il professor Corsi, che parlerà proprio della riconversione dell'ospedale psichiatrico di Teramo, e ci saranno anche altre relazioni che andranno in questa ottica, proprio correlando il passato con quello che potrebbe essere il futuro.